Grazie. Noi, innanzitutto grazie all'opportunità, grazie di essere qui, grazie a Francesco Tabacchi che è il padrone di casa e che è in corsa dopo anni di buona amministrazione e chiede di nuovo la fiducia ai suoi concittadini, alle sue concittadine, e credo che lo fa giustamente. Io posso testimoniare da Presidente della Provincia che lo possa fare con la coscienza di chi ha davvero fatto tutto il possibile per il proprio territorio e per la propria comunità, di chi ha collaborato, di chi ce l'ha messa tutta, di chi ha realizzato grandi cose e che ha grandi progetti anche per i prossimi anni, e quindi chiede la fiducia non sulla base di, diciamo, discorsi fumosi o politicisti, di accordi, ma chiede una fiducia sulla base delle cose concrete, quelle fatte che sono lì e nessuno le può cancellare, nessuno le può negare, le tante cose buone fatte in questi anni e le cose che costituiscono una referenza, che costituiscono un punto per cui i cittadini possono dire: io so che se lui dice qualcosa, so che se il mio sindaco dice qualcosa lo farà, perché l'ha già fatto in questi 5 anni, di essere una persona che mantiene le promesse, fa un lavoro importante e sta dalla parte dei cittadini, a contatto con la gente. Questo è il nostro stile, questo è il nostro modo di fare, questo è, diciamo, quello che ci caratterizza. E badate, noi siamo, anche per quanto riguarda la provincia, così come per il comune di Peschiera, siamo ad un passo per la vittoria. Diceva prima, noi abbiamo un grande distacco. Bene, io vi voglio dare un dato, lo sto dando, non posso darlo per iscritto perché mi è dato in questo periodo doverlo fare, ma io vi posso dare un dato. Noi abbiamo fatto un sondaggio con Ipsos Panoncelli, quindi uno dei più grandi istituti di ricerche d'Italia, quindi non mio zio o l'amico di famiglia che mi fa i risultati in casa, quindi uno dei primi istituti di ricerca italiani. Abbiamo fatto il sondaggio. Le telefonate sono svolte tra la giornata di mercoledì e di venerdì mattina, quindi a neppure 4 giorni dai risultati elettorali. Bene, da quel risultato, da quel sondaggio emerge quanto vi dirò adesso: i 10 punti che avevamo si sono ridotti a 2 punti. Noi siamo in questo momento a un testa a testa 51-49 e noi possiamo davvero vincere la partita, forse anche prima dell'ultima curva, forse anche prima dell'ultima curva, lasciando a lui l'ultima curva per andare fuori strada, perché la strada di andare fuori strada l'ha già imboccata. Guardate, noi abbiamo fatto una campagna elettorale e continuiamo a farla parlando alla gente. Oggi ho tantissimi appuntamenti come questo, ne avrò altri alla fine dell'incontro con voi. Io parlo con le persone, con la gente, parlo di cose concrete che abbiamo fatto, di cose che vogliamo fare. C'è il mio competitore, Guido Podestà, che invece è impegnato a fare accordi con tutti i partiti. Oggi è andato a Pontina e vedrete le fotografie o le immagini stasera sui TG e domani sui giornali, e guardate, si è presentato con il fazzoletto leghista al collo, il fazzoletto della Lega al taschino, la figlia con la camicia verde, e ha abbracciato Salvini che portava una maglietta con scritto: la Padania non è l'Italia, non è Italia, che è, voglio dire, sta cercando di fare tutto il contrario di tutto. Fino a ieri corteggiava l'UDC, oggi si è fatto fotografare abbracciato da quello che sarà il suo vicepresidente, che è stato l'uomo che ha detto del cardinale Tettamanzi che è l'ultimo catto comunista, che è stato quello che è andato a distribuire i volantini contro il cardinale Tettamanzi sul sagrato della chiesa alla domenica mattina all'uscita della messa grande, voleva i voti dei cattolici e voleva i voti dei leghisti, vuole il voto dell'uno del contrario dell'altro. Ma non ho capito i cittadini dove stanno in tutta questa partita, cioè dove stanno i problemi della gente. Allora partiamo dalla crisi. La crisi sta tagliando davvero e sta mordendo questa zona, e siamo nella terza fase della crisi. La prima fase è quella finanziaria, nata dall'altra parte dell'oceano,
per ragioni che nessuno di noi poteva controllare. C'erano delle persone che hanno cominciato a giocare con la finanza e hanno mandato in crisi l'economia mondiale, e quella crisi finanziaria si è trasformata oggi in una crisi economica, dove ci sono le aziende in crisi, dove ci sono gli artigiani che non hanno lavoro, dove ci sono i commercianti che non vendono e che rischiano di chiudere, dove aumenta la cassa integrazione e dove aumentano i disoccupati. Bene, questa crisi ha una terza fase, che è la crisi sociale, e che morde oggi l'area metropolitana milanese, che lo farà ancora di più dopo le vacanze. Chi ha i capelli bianchi, chi lavora, sa benissimo che quando c'è una crisi il rientro dalle vacanze è sempre un rientro col patema d'animo, per sapere se troverò ancora la mia azienda aperta, l'azienda di mio figlio, l'azienda di mia moglie, quel tale posto di lavoro, se ancora funziona. A settembre avremo ancora di più gli esiti negativi di una crisi che sta mordendo, ed è una crisi che riguarda noi, che riguarda l'area metropolitana milanese e il nord, perché è una crisi che nasce sui competitor, sui mercati globali, e quindi espone quelle economie che stanno sulla competizione globale. Noi abbiamo oggi qualcuno che va in giro a dire, dicevate la crisi c'era, non c'era, ma in ogni caso l'abbiamo superata, stiamo uscendo dalla crisi. Bene, a costoro noi dobbiamo dire una cosa, che se uscire dalla crisi per loro vuol dire aver salvato le banche, aver salvato la Fiat o qualche altra grande impresa, aver salvato l'Alitalia con i soldi dei contribuenti italiani e lasciare a spasso 10 cittadini su 100, a noi quella crisi non è finita, per noi, perché per noi comincia adesso l'impegno per trovare lavoro a coloro che l'hanno perso, per dare un paracadute, per dare a loro quelle protezioni che il governo invece non gli sta trovando. È ora che le istituzioni devono stare in campo, ci importa poco, oppure non è risolutivo se il governo è intervenuto per aiutare le banche, se il governo è intervenuto per aiutare l'Italia, se il governo è intervenuto per aiutare la Fiat. Adesso deve intervenire per aiutare noi, per aiutare quelli che perdono il posto di lavoro, i lavoratori, le lavoratrici, gli artigiani, i commercianti, le piccole imprese. Questo è l'impegno che dobbiamo avere. Allora noi dobbiamo sapere che c'è bisogno anche da Milano che ci sia qualcuno che si occupa di questi problemi, perché noi avremo, se ci sarà podestà al mio posto, avremo un ennesimo replicante. Perché vogliono che tutte le istituzioni abbiano lo stesso colore? Perché se una mattina si alza il governo e Berlusconi dice guardate non c'è più la crisi, Formigoni, podestà e Lavoratti dicono non c'è più la crisi, se dicono che la parola d'ordine deve essere basta la crisi, chi se ne frega se ci sono 10 lavoratori su 100 che hanno perso il posto di lavoro, loro diranno per ordine dei capi che non c'è più la crisi e lasceranno senza il posto di lavoro quei 10 lavoratori che l'hanno perso o che sono in cassa integrazione. Dobbiamo dire anche agli elettori di centrodestra che serve avere una provincia di un colore diverso, non una provincia per bloccare le cose, una provincia che collabora ma che quando serve alza la voce. E voi sapete che nella vita, come in politica, è nel confronto che si cresce. Quando tutti sono appiattiti e tutti dicono le stesse cose per convenienza o per calcolo, si sbaglia. Nella vita, come in politica, è nel confronto civile, dove uno dice guarda io questa cosa la farei così, e quell'altro dice ma no, ma guarda forse è meglio se la facciamo così. È nel confronto delle idee, nelle competizioni delle idee che nascono le soluzioni migliori, non dove ci sono tutti persone che fanno soltanto l'eco a chi comanda e tutti quanti in fila senza guardare quelli che sono i propri interessi, le proprie convenienze. Bene, io voglio essere quello, voglio continuare a essere il difensore civico di quest'area, il difensore civico delle persone, dei pensionati, dei lavoratori, degli studenti, di coloro che vanno, che qui vivono e lavorano e qui si impegnano.